Una comunicazione, abbiamo interloquito con Sua Eccellenza il Prefetto, il quale gli abbiamo rappresentato quello che è successo martedì sera di fronte alla sede di DCT. Abbiamo rappresentato al Prefetto le nostre preoccupazioni rispetto alla trattativa e rispetto alle notizie che ci venivano date in questi giorni, dove le parti sostanzialmente non si erano avvicinate. Ma senza entrare nei dettagli di quello che è una trattativa fra privati, abbiamo condiviso l'ennesima volta questo concetto, abbiamo chiesto di poter interloquire con le due parti a margine dell'incontro. La disponibilità del Prefetto è stata quella di chiedere a fine incontro alle due parti in maniera separata di fermarsi e poter parlare con le organizzazioni sindacali. Quindi, finito l'incontro, risaliremo come delegazione per poter parlare sia con TCT sia su ASSE per gli aspetti occupazionali, perché noi l'unico interesse che abbiamo è che qualcuno si faccia carico dei 52 lavoratori e delle 52 famiglie attualmente impiegate verso la TCT. Quindi è solo una comunicazione, ma penso che sia per noi una cosa fondamentale trovare un pezzo di interlocuzione anche con ASSE, che fino adesso non ce l'abbiamo avuta, proprio per affrontare questo tipo di situazione e anche per affrontare il fatto che, se dovesse naufragare la trattativa, visto che ci stanno anche i colleghi del tubificio, se il tubificio avesse ripercussioni in termini di produzioni fermate, è quello che significa. È vero che sembra un pezzo meno importante, ma è chiaro che non lo è, perché è tutto connesso per come per anni, no, è stato inteso questo stabilimento e queste due realtà. Ecco, io non è che ci stanno altre cose da aggiungere. È chiaro che, il Prefetto faceva questa richiesta, ci deve essere la volontà sia di AST che di CT da poterci rincontrare, insomma. Ecco, siamo qui, va bene, sì. Quindi il presidio, prosegue il presidio, ecco, era...